è un pareggio che lascia l'amaro in bocca, ma siete rimasti in 10 al 46esimo del primo tempo, avete sfiorato quella che sembrava poi un'impresa e comunque il primo punto, e avete comunque portato a casa qualcosina da questo derby. Sì, peccato, perché prendere gol nei minuti di recupero non è il massimo. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato una partita bellissima, ha fatto una partita di sacrificio, ma quando c'era la possibilità anche in inferiorità numerica non abbiamo disdegnato di giocare alla palla e continuare a farlo con le nostre giocate, quelle che ci piacciono, quelle che ci fanno divertire. Quindi complimenti a loro, è stato alla fine un derby ricco di emozioni per le giocate che ci sono state in campo, anche per il finale. Quindi niente, resta l'amaro in bocca, ripeto, per i gol nei minuti di recupero, però anche questo fa parte del calcio e del gioco del calcio. Siamo partiti in netto ritardo innanzitutto come preparazione, perché sappiamo che siamo stati un'estate intera appesi a un filo dalla Serie D all'eccellenza, quindi non sapevamo, non è facile trattenere giocatori per la Serie D, non è facile trattenere giocatori che avevamo mercato in eccellenza. La nostra squadra è formata per fare bene, la nostra squadra è formata per competere nei primi posti in classifica. È normale che più il caldo oggi non ci ha accompagnato, che siamo in fuori condizione, il caldo non ci ha accompagnato, siamo andati sotto, però siamo stati molto bravi a raccogliere tutta la potenza che il Bisceglie per fare il pareggio, perché il pareggio sì, d'accordo, è un'autorete, però viene da una grandissima azione fatta dai nostri centrocampisti con attaccanti.